Un anno particolare, ma anche denso di iniziative e di investimenti. Anche per Etra la fine dell'anno coincide con i bilanci e ci sono molte buone notizie. Un anno difficile, eppure paradossalmente voi avete scommesso e la scommessa è stata vincente. È stato un anno complicato che ci ha messo a dura prova, ma siamo riusciti a raggiungere risultati d'eccellenza. Sia sul fronte degli investimenti, che quest'anno ci ha consentito di raddoppiare la mole degli investimenti rispetto al 2019, sia per quanto riguarda il servizio idrico integrato che per quanto riguarda il settore ambientale. Ecco, proprio nel settore ambientale abbiamo investito sulla nuova flotta e sulla razionalizzazione anche dei percorsi e delle modalità di raccolta. Quindi abbiamo l'esempio con questi mega compattatori. Compattatori che peraltro ci vengono forniti sulla base di una regolare gara che si è svolta da un'azienda veneta. Questo significa quindi che l'azienda Etra sa dare anche delle grandi opportunità di lavoro all'indotto e quindi anche alle aziende del nostro territorio. In un momento di così grande difficoltà come quello che stiamo vivendo a seguito della pandemia, direi che è una boccata d'ossigeno, un'immissione di liquidità per le nostre aziende. Anche per quello che riguarda i lavori, no? Perché si sono stati fatti importanti investimenti anche sul territorio. Sì, importanti investimenti nel settore idrico, sia in termini di manutenzioni delle nostre condotte idriche, ma anche in nuove opere. Ci siamo regolarizzati anche in ordine alle disposizioni europee sui nostri depuratori, abbiamo aumentato la nostra rete idrica e anche la rete di fognature. Ormai come quest'anno c'è bisogno di auguri, no? Tutti fanno fatica a nominare il 2020, lei che cosa si sente di dire? Beh, intanto auguro a tutti i cittadini un sereno Natale, ma un ringraziamento va anche a tutti i sindaci del nostro territorio che hanno dimostrato grande collaborazione e sensibilità con la nostra azienda, e quindi un augurio che il 2021 possa essere migliore rispetto al 2020, che riusciamo al più presto riuscire ad uscire da questa pandemia in maniera a testa alta. Noi in questo ci stiamo già dando da fare. Il 2021 sarà un anno segnato da un aumento ulteriore degli investimenti e stiamo anche valutando delle opportunità che ci possono essere concesse con il Recovery Fund. Tipo? Assieme al Consorzio Viveracqua e quindi agli altri gestori del servizio idrico stiamo cercando di entrare, ecco, in maniera forte per ottenere finanziamenti da portare nei nostri territori per poter creare nuove infrastrutture e innovazione tecnologica.